Marionette, dimmi tu che sei nata a Parigi. Che figura farei io se mi trovassi colà fra quelle madame? Madama, voi avete dello spirito e chi ha dello spirito in Francia fa la sua figura. Eppure in Italia ci sono donne più spiritose di me. Ma quelle che in Italia si chiamano spiritose, noi le chiamiamo spiritate. Ah, sai, sinora fu nelle mani di un vecchio, ma già che la sorte me ne ha liberata con la sua morte, non vo perdere miseramente la mia gioventù. Vi do pienamente ragione. Avete niente per le mani? Il conte di Bosco Nero non mi dispiace. E poi alla festa da ballo dell'altra sera ne ho conosciuti ben tre che mi hanno concesso molte attenzioni. Un inglese, un francese e uno spagnolo. Il conte è troppo geloso, come tutti gli italiani. Con un francese invece godreste di tutta la vostra libertà. Ma se lo dici tu? C'è un cameriere della locanda Scudo di Francia. Fallo entrare. Obbligatissimo. Dite. Milord Runeif, la riverisse. È uno dei tre, l'inglese. Lo conosco, è un cavaliere generosissimo. Me pare anche a me, perché è il che manda sto aneo. E poi vorrei venire a bere la cioccolata. Ma se Milord vuole venire a bere la cioccolata, da me che venga. Ma quella neve mi offende. Eli non mi conosce ancora, andate. Oh, una donna che ricusa un aneo, sei contro natura. È preziosissimo, non lo volete proprio? Venite, la mia padrona ne sa più di noi. Io dirò a tutta Venezia e nessuno mi crederà. Andate. Alcuni forestieri credono che non noi italiani basti loro a renderci schiave. C'è di nuovo il cameriere, con Milord. Non è un tipo che perde tempo. Introducilo. Hanno poche parole, molti fatti. Madame. Milord, accomodatevi. Avete riposato bene dopo il ballo? Non tanto. Ah, vi è piaciuta la festa? Molto. Perché c'erano delle belle donne? Belle, belle. Quale vi piaco di più? Voi, madame. Oh, non merito una distinzione sì generosa. Meritate molto di più e non vi degnate di accettare così poco. Oh, non accetto per non essere obbligato a concedere. Ma io non pretendo nulla. Se accettate, mi fate solo piacere. Se così... Prendete. Molto bello, grazie. Ah. Grazie. Io fui le roi di Bosch. Dunque, voi siete vedova, non è così? Lo so, ma se trovassi un buon partito... Oh, io non ho intenzione di prendere moglie. Mi piace la libertà. Io amo quando vedo una donna amabile. Ma il vostro è un amore passeggero. E che si deve amare sempre? Io sono costante finché dura l'amore e amante finché è vicino l'oggetto. E dunque, partito casserete da Venezia, non vi ricorderete più di me. Ma che vi importi che io vi amo a Londra? Il mio amore vi sarebbe inutile e io penerei senza frutto. C'è il conte. Fallo entrare. Il conte... E chiama mia sorella? Il conte è vostro amante? Vorrebbe essere. Il conte di Bosco Nero. Riverisco la signora Rosaura. Conte. Milord. Conte. Prego, accomodatevi. Milord, ha voluto favorirvi di venire a bere la cioccolata da me? Eh sì, perché voi siete generosa con tutti. E voi mi offendete. Costui un geloso come una bestia. È permesso il godere di sì gentil conversazione? Eleonora cara, venite, sedete accanto a Milord. Cioccolata? No, grazie. Cioccolata? No, grazie. Chi è questa signora? È mia sorella. E voi siete inglese, vero? Sì. E da molto tempo che siete qui a Venezia? 3 mesi. Vi piace questa città? Certamente. Ma signore, perché mi favorite con tanta asprezza? Compatitemi, ho la mente un po' distratta.
vi sono schiavo. Volete andare? Sì, restate pure a consolare il povero conte. Anch'io vi amo, ma proprio perché vi amo, godo a vedervi circondato da più ammiratori che plaudono alla mia scelta. Questo Melot non mi piace. Alla signora Rosaura invece sì. Ma di che vi lagnate? Di vedervi far parte delle vostre grazie ad un forestiero. La donna di spirito tratta con tutti, e se qualcuno ha distinto, quello siete voi, perché forse vi amo, ma se ne abusate, vi rimetterò nella massa degli altri. Ma io... Venite, conte, la gelosia è una malattia, è il flagello di noi donne, pensateci. Ci penserò. Oh, messie Leblanc. Ancora uno. E tutti per mia sorella. Buongiorno, madame. Io sono Monsieur Leblanc. Potrei avere l'onore di parlare a Madame Rosaura? Aspettate, vado a vedere se c'è. Ma Monsieur, che fa? Un po' di discrezione. Eccomi ai vostri piedi a chiedervi perdono. Ma l'error vostro non era così grave. Alzatevi. Prego, accomodatevi. Gradite una tazza di cioccolato? No, grazie, non devo. Chi dovesse dipingere Venere non potrebbe che fare il vostro ritratto. La troppa lode degenera in adulazione. Ma io vi parlo con il cuore sincero, davvero francese. Chi vi ha frisato? La mia cameriera Marionette. Io conosco la maniera di Parigi. Vi domando perdono. C'è un capello insolente che deturba la vostra bellezza. Permettete? Ecco, siete perfetta. Oh, non si può negare che in voi regni il buon gusto. E modestamente. Ah, io mi dimenticavo di dirvi che vi amo come la luce dei miei occhi. Io vi darò la mia mano come vi ho dato il mio cuore. Datemi qualche tempo per riflettere. Va bene. Ma non posso resistere! Oh, ma monsieur, ancora troppo presto! Vi domando perdono! Oh, ma alzatevi! Madame, un affanno di cuore mi impedisce di levarmi da terra senza il soccorso della vostra mano! Oh, via, vi aiuterò! Ma monsieur! E non è buon amante che non sa come te furte, eh? Ma voi osate troppo? Va bene, ho capito, ma ci rivedremo più tardi. Questo francese non mi dispiacerebbe se non fosse così affettato. I francesi non sono affettati, sono gentili. Ma forse bisogna solo abituarsi. Oh, ma certo, questo tabacco non è un granché. Signora, mi sono affacciata alla finestra e un cavaliere spagnolo mi ha chiesto se può venire a conversare con voi un momento. Dice di avervi conosciuta alla famosa festa da ballo. Fallo salire! Oh, viene con passo geometrico Don Alvaro di Castiglia. Riverisco Donna Rosaura. Mi inchino a Don Alvaro, prego, accomodatevi. Oh, vedo che vi piace il tabacco. Sì. Provate il mio, viene dalle Indie. Oh, certo, non può essere migliore. Ecco la vostra comanda. Ne metterò un poco nella mia tabacchiera. Ma no, tenete la mia. Ma voi ne restate senza? Datemi in cambio la vostra. Oh, ma la mia è d'argento, è vostra, d'oro. Ma che cos'è l'oro? Favorite, favorite. Oh, per compiacervi. Don Alvaro, vi piace l'Italia? Sì, ma non ci vedo quell'aria maestosa che ispira in Spagna. Delle italiane, che ne dite? Sono troppo umili. Le vorrei più gravi e meno popolari. Non parlo di voi, che avete uno sguardo maestoso, tipico delle nostre donne. Allora siete abbagliato della mia bellezza?
non è la bellezza che accende uno spagnolo, ma il contegno e la gravità. Io vi amo, ma per obbligarmi ad essere vostro dovrei sapere ancora qualcosa. E che cosa? In quale grado di stima tenete la nobiltà? Oh, la venero! Preferite un gran sangue ad una vana bellezza? Di ciò mi pregio costantemente. Or, siete degna della mia grazia. Ma volete già lasciarmi? Sì, perché rischio di intenerirmi. Ed eccomi provveduto di 4 amanti. L'italiano è fedele, ma troppo geloso. L'inglese è sincero, ma è costante. Il francese è galante, ma troppo affettato. E lo spagnolo è amoroso, ma troppo grave. Certo che il primo a dichiararsi è stato il conte, e poi ha questo privilegio di essermi compaesano, ma... Una gallina, e dentro la gallina una carota, e poi ho cucito pian. Invece quasi so aria. Adesso fai silenzio, anche voi altri in fondo, niente foto, niente flash, sennò io mi scampa. Signora Rosa Rosambon. Sì, la conosco. Ti prego di recare da parte mia una preziosissima gioia. Ah, se si tratta di un anello, non la lo voglio. Altre che anello, questo è il mio ritratto. Ma dovrai anche porgere dei complimenti. Ascolta e impari a memoria. Madama, chi aspira a farvi l'intero dono della sua persona, vi invia anticipatamente il ritratto, tenete il mio cuore... Basta. La memoria non sei mio forte a memoria. Sai leggere? Qualche volta. Allora, lo leggerai tante volte finché ti resti in capo. E adesso vado. Vado, ma ogni fatica merita un premio. Non temere, sarai ricompensato. Speriamo bene. Buondì, signor Conte! Oh, Arlecchino, senti, potresti farmi un favore? Di sé? Devo farmi perdonare dalla signora Rosaura. E ho qui una lettera. Che mi dovrei portargli? Esatto.
Finalmente ho capito che la gelosia è un tormento dell'amante, è un'ingiuria all'amata. Che belle parole e che bella moneta. E procurati la risposta. Illustrissimo, sì. E quando sei lì, osserva se c'è qualcuno a conversazione. Va bene, va bene. Secondo me non guarirà mai. Ah, Arlecchino. Devo portare qualcosa da parte vostra alla signora Rosaura. Sì, questi diamanti. Urca quanti? E questo è un messaggio. Portami la sua risposta e sarai ricompensato. Conto sulla vostra parola, sì. Dunque, cameo dei francesi qua, col suo massaggio, e diamanti degli inglesi. Dimmi, Arlecchino, conosci donna Rosaura Zamboni? Ancora ea. Signor sì, tutti la conosce. Tu avrai l'onore di presentarle in mio nome un tesoro. Tieni. Un tesoro di carta? Questo è l'albero del mio casato. A donna Rosaura dirai, gran dama, avrete l'onore di passare fra le eroine spagnole. Se mi ricorderò. E quando mi porterai una risposta, riceverai anche tu un tesoretto. Speriamo che non sia un alberetto. Ce ne sarebbe uno che ama vostra sorella e che non è corrisposto, credo. Ma se ama mia sorella, non si curerà di me. Certo, li conosco io i parigini, con due sospiri li fate cadere intera. Lasciate fare a me. Sarà qualcuno per mia sorella. Arrivo! E signora Rosaura, sei in casa? Vado a cercarla. Avete un'ambasciata per mia sorella? Oh, non solo una! Buon dì, Arlecchino! Riferisco, signora, donna, madama Rosaura. Su, su, parlate! Ecco, un po' fia di roba per voi. Ecco, per scominciare, una zoggia da parte da Monsieur Blu. Monsieur Le Blu? Sì. Una zoggia? Sì, sì, una zoggia con la faccia di Monsieur. Ma prima, godo a farvi un complimento del quale non mi ricordo una parola. Allora? Niente paura, tutto si è registrato qua su questo foglietto. Leggete voi, meno so né scrivere né leggere. Oh, che bello stile! I francesi. E ora ecco la zoggia. Oh, che bel ritratto. I francesi. Ma cosa caverà sti francesi? Signora, io prego te la risposta. Vado a scriverla, torno subito. Sì, la risposta da qua dipende la consolazione del parol e l'interesse del servitore. Ma che bel cameo. C'è anche un cofanetto. Lasse, non ste toccare, non sei per voi. Ecco la mia breve risposta. Grazie. E ora vedago è a lettera del conte geloso. Conte di Bosconero? Sì, e anche lei vuole la risposta, sì. Vado. Aspetta, si nutri che ande e torni. Qua ancora due massaggi. Questo è dell'inglese, quei diamanti. Lord Runeby? Sì. E questo è da parte da Don Alvaro di Castiglia. Ah. E quel suo alberto. Un albero? Sì, l'albero della sua casa nobiliare. Vado, torno con le tre risposte.
Sono nobili da 24 generazioni. Oh, io, se fossi mia sorella, sceglierei lo spagnolo. Ma sei troppo serio e noioso. Fatemi a me. Io non sono nobile, ma sono allegre. Ma forse questo conta più di tutto. Sì, sì, anche se senza schei, se magna mosche. Mosche? Sì, sì. Perché? Ecco le mie tre risposte, non le confonderete, vero? Oh, impossibile. Oh, impossibile! Impossibile! Vado, vado. Ecco, dunque, quella del conte la metto qua, quella dello spagnolo la metto qua, e quella dello spagnolo la metto qua, così non mi confondo. Sorella cara, ma come farete a decidervi tra i quattro? Ho un progetto. Domani inizia il carnevale e io mi travestirò, farò in modo di incontrarli separatamente e li metterò alla prova. E come? Fingerò un'incognita amante e della nazione di ciascuno. Sarà più efficace, ma non mi sembra che conosciate bene le lingue straniere. Ma un trucco lo troverò. Ma voi sì che siete fortunati. Oh, ma allora, cara, vi prometto che tra poco vi sposerete anche voi. Ma ora portiamo di là tutte queste cose. Pongo un brindisi, domani inizia il carnevale e ci aspettano notti insonni fra balli e canti. Viva il carnevale di Venezia! E viva il carnevale! Viva! Viva! Allora, a domani! A domani! A domani! Conte, mi accompagnate? Oh, con piacere! La vostra è una bella città, ma in piena decadenza. Voi dite? Con tutta questa gioia di vivere e questo splendore? È tutto effimero. Questo è uno stato di antica tradizione che si è dichiarato neutrale senza però dotarsi delle armi per affermarlo. I ricchi, i nobili stanno arroccati sui loro privilegi e il popolo si accontenta di feste e di carnevale. Venezia è fragile e prima o poi qualcuno se la mangerà. Ma che pizza! E questo chi è? Quello chi è? È un pazzo, del tutto innocuo, vestito a quel modo. Speriamo. E invece, tanto innocuo non fu. Certo Goldoni non vide quando il pazzo si mangiò Venezia, perché morì nel 1793, ma captò sicuramente l'aria di crisi, tanto che emigrò in Francia. Ho qui un altro giudizio critico, non di Goldoni,
sulla Venezia e l'Italia dell'epoca che si può riallacciare a quello di Runebeef. La libertà dei diritti e la santità delle leggi che danno alla patria una maestà quasi divina non abitavano da gran tempo sotto le ali del leone. Se Venezia era dei governi italiani il più rimbambito, tutti agonizzavano per mancanza di pensiero e vitalità morale. Perciò il numero degli italiani che si consacrò al culto della libertà proclamata da Francia fu più alto che altrove. Come gli individui, così le istituzioni vacillano senza il fuoco spirituale e, se non vengono distrutte violentemente da una forza esterna, si indeboliscono e si arrestano da sole. Ippolito Nievo, le confessioni di un italiano. Non so a voi, ma a me pare che queste riflessioni potrebbero andare bene anche per l'Italia dei nostri giorni. Comunque, viva il carnevale! Ho visto Runebeef, sta per passare di qua. Shhh. Ma chi è quella maschera vestita all'inglese? Oh, si vede dall'inchino che è inglese. Would you like a cup of coffee? Some hot chocolate? No. Well, what about a glass of punch? È proprio inglese. Milord? Yes. In Italia si parla italiano? Of course. Mi conoscete? Purtroppo. Che mi amate? Con tutto il cuore. Ma chi siete? Non posso dirlo. Vi amerò lo stesso. Ma voi siete già impegnato con Madame Rosaura? Non l'ho promesso. Posso sperare? Sì, ma vorrei vedervi. Mi vedrete stasera? Dove? Lo saprete, ma datemi qualche segno per farmi riconoscere. Mostratemi questo astuccio. Ma... Se siete cavaliere, non seguitemi. A presto! Che dama! Sei bella quanto gentile. Merita il mio cuore. Ma dove sono tutte queste maschere? Eccone una! Monsieur, c'è una dama di Francia che sospira per voi. E chi sarebbe questa francese? Eccola qui. Malavevo, mon amour. Oh, ma monsieur, in Italia si parla italiano. Bien sûr, io sarò tutto vostro. Ma credevo che desiderate una bellezza italiana. No, ma io lascerò quella per voi. Ma fatemi vedere il vostro viso. Mi vedrete stasera? Dove? Lo saprete, ma datemi qualche segno per farmi riconoscere. Ecco, una piccola bottiglia di Saint Pareil. Ma questa sera? A più tardi. Ma che dolcezza, che eleganza, tipicamente francesi. Ah, come vorrei essere da Rosaura a discutere con lei del mio albero. Donna Clara, la Spagna tutta si meraviglia. Rosaura è figlia di un grande. Se il vostro sangue non vi intima pentimento, ve lo comanda una dama spagnola che, avendovi amato segretamente, ha acquistito il diritto di comandarvi. E su stella spagnola? Sì. Però in Italia si parla italiano. Claro, riconosco il mio errore. Rosaura è bella, ma non è nobile. Oh, si richiedono segni maggiori del pentimento. Dopo il re, Don Alvaro si sottomette alla sua eroina. Bene, come il primo castigo dovrete amarmi senza vedermi e serbarmi fede con l'incertezza del premio. Lo farò, ma potessi almeno sapere chi siete. Mi vedrete stasera? Dove? Lo saprete, ma datemi qualche segno per farmi riconoscere. Ecco, tenete questa tabacchiera. Ma non è un regalo di qualche bella?
E di Rosaura, ma me ne privo per dimostrarvi. Cominciate a piacermi, a questa sera. A presto. Solo le donne spagnole sono capaci di sentimenti sì gravi e sì nobili. Certo che così vestita mi sento un po' ridicola. Ma chi non ha coraggio di procurare la propria fortuna mostra espressamente di non meritarla. Ma ecco che arriva. Signora Maschera, che cosa comanda? Questi sospiri con me sono inutili. Una volta credevo alle finzioni donnesche, ora è passato il tempo. Offendete una dama che non conoscete? Una dama? Perdonate, ma con quella maschera e in quell'abito è sola. Avevo ragione di credervi, anziché una dama, un'ordinaria pedina. Ma morfa simile stravaganza. Siete innamorata di me? Purtroppo. E io di voi? No. Il mio cuore è già impegnato per altro oggetto. Quella che adoro è la signora Rosaura Zambon. Ma la vedo? Ma che ha di bello? Tutto. E poi piace a me, tanto basta. Io non posso sperare pietà. No, andate. Ma vi prego, datemi qualche ricordo della vostra persona. Ho capito. Se volete un ducato, ve lo posso anche dare. Prendo questo fazzoletto. Oh, me lo poteva dire prima che faceva l'amore con il mio fazzoletto. Ricevuto. Cioè voi?
ditemi. Voi potevate sperare nella mia mano, ma una dama francese incognita vi ricorda il vostro impegno con questa bottiglietta di salsa paria. Don Alvaro, voi avevate la mia stima, ma una dama spagnola non conosciuta vi ha comandato di pentire per aver pensato di sposare la figlia di un mercante. Ecco il segno del pentimento. Ma allora voi... Sì, e al conte faccio sapere che la maschera che ha involato un fazzoletto gli dà la mano e lo dichiaro lo suo sposo. Oh, come beato! Non credevo che le donne italiane fossero così maliziose. Neanch'io. Signor Rosaura, io potrei essere il vostro consigliere, il vostro Cicisbeo. La signora Rosaura non ha bisogno di Cicisbei. Monsieur Leblanc, se voi non voleste digiunare, vi sarebbe una bella occasione. Ma che occasione? Di andare con paesana? Ecco quella che potrebbe essere la vostra sposa. Mademoiselle Leonora, ma lei non ha nessun amore per me. Lei arde per voi. Ditelo, è vero mio tesoro? È verissimo. Se vi dignate, io... Oh, vive l'amour! Oh, signora cognata, io sono doppiamente contento. Conte, adesso non sarete più geloso di me. Ciò nonostante, mi farete il piacere di prendervi un alloggio separato dal nostro. E così è assicurato lo stato di una vedova e di una fanciulla, state ugualmente pericolose. Confesso di aver operato con scaltrezza, rispettando però sempre le regole d'onore. Ed è per questo che ora spero di essere applaudita. La donna volitiva, apprezzata per la sua sicurezza. È una figura ricorrente nelle opere del Goldoni. Nella prossima commedia, La famiglia dell'antiquario, ritroverete ben due donne leader, una borghese e una nobile, ma questa volta verranno criticate per il loro comportamento. Allo stesso tempo verrà criticata la mania del collezionismo e della vana erudizione, mentre verranno esaltati i buoni principi, le buone intenzioni. Per me è la commedia più moderna del Goldoni, perché non si conclude con un happy end come le altre. Vedrete, vedrete. Questa sì è bella antica, 153 dopo Cristo, oro puro e l'ho avuto per un pezzo di pane. Conte Anselmo, dea che sei i vostri creditori. Oh, di loro che sto dormendo. È già fatto. Ah, bravo. Ma mi ha dato tutte ste fatture? Pagali e mandali al diavolo. Sì. Oh. Gavi fatto bene a maritar vostro figlio con la figlia di un mercante ricco e signor Pantalone. Sì, i 20.000 scudi di dote che Don Alice mi ha portato in casa sono stato il mio risorgimento. Posso pagare i debiti e ampliare il mio museo con oggetti preziosi e antichi. Tu ti sta? Che sta roba non va niente! Meno che lui. Vedo che continuate a fare buoni acquisti, eh? Sì. Come quello di una nobilissima nuora. Su, via, noi siamo nobili e lei no, ma... Ma io non sopporto di avere come nuora una mercantessa. Volevo dirvi che ho bisogno di un abito e di 100 cose per la casa. Prendete, fate quello che volete per voi, per la nuora e per la casa, io sono troppo occupato. Ma sono denari della mercatessa. E badate che Doralice, la nuora, non osi venire nelle mie stanze. Prevedo che fra nuora e suocera non correrà buon sangue.
Serva vostra, signor suocero. Ah, schiavo vostra, signora nuora. Ditemi, vi intendete di antiquariato? Certo, perché tutto quello che ho sono anticaglie, come questo vestito. È antico? No, è vecchio, la portavo da libata. E vi sta bene anche da sposata, e quando occorrerà si allargherà. Ma non è decoroso che io vada vestita come una serva? Avete voluto fare il matrimonio in privato, non avete invitato nessuno dei miei parenti, pazzi! Ma che io debba restare chiusa in casa perché non ho un abito da comparire, è troppo! In fin dei conti ho portato in casa 20.000 scudi! Ah, dovete andare da vostra suocera. A lei ho dato gli ultimi scudi che mi restavano. Gli ultimi? Adesso andate, ma... su che io devo recarmi urgentemente in città. Oh, Giacinto! Che cosa vi turba, tesoro mio? Vostro padre ha speso i soldi della mia dote. Vostra madre ha avuto gli ultimi e per me non è stato acquistato niente. Io volevo un vestito. Convincetela voi. Ma non sarà facile. Oh, è una donna superba. Lei non mi vede di un buon occhio e io non la sopporto. Doralice, due donne che gridano sono come due porte aperte dalle quali entra furiosamente il vento. Basta chiuderne una. Ma lei mette sempre in campo la sua nobiltà. E voi la vostra dote. Dunque, date ragione a vostra madre? Ma col tempo si affezionerà. Non credo. È una bestia. Ho un po' di rispetto. Il merito della virtù consiste nel soffrire. Soffrirò? Ma voglio un vestito. Va bene, va bene. E chiamatemi la cameriera che voglio ordinare una cuffia. Siete tolleranti con Colombina. È da molti anni con noi. Mia madre le vuole bene e prometterà una buona parola. Che dovrei aver soggezione anche della cameriera e sperare una sua buona parola? È il colmo. Sto fresco. Madre colerica e moglie puntigliosa. Toc toc, permettete? Entrate! Riverisco, signora madre. Ma mi parete turbata? Sono preoccupata per voi. Vostro padre vi ha assassinato con una moglie che non è degna di mio figlio. Ma io l'amo teneramente. L'amore non basta, ci vuol ben altro. Sedete. Che volete? Signora madre, ad una sposa che ha portato in casa 20.000 scudi mi va giusto fare un abito. Oh, bella, e per portarla dove? Secondo voi dovrebbe restare sempre in casa? Signor sì, a mangiare, bere, allevare i figlioli quando arriveranno, non ha da far altro. Ma qualcuno vorrà conoscere mia moglie? Chi vuole venire in questa casa? Ha da chiederlo a me, che sono la padrona. Via, si farà quello che volete, ma anche lei, bisogna accontentarla. E va bene, lo faremo questo abito, ma solo per far piacere a voi. Ecco, 6 zecchini e pensateci voi. Solo 6 zecchini? Fatelo la vostra serva il vestito. Oh, che impudente! Ah, Colombina, ho detto un attimo della padrona. Subito. Toc toc, entrate. Il signor Contino mi ha detto che la padrona mi domanda, ma non la vedo. Io sono la padrona che ti domanda. Per domani mi farei una cuffia. Non posso perché ho da fare per la padrona. Padrona sono anche io, se non sarò riverita, ti caccerò di casa. È una vita che sono in questa casa, non riuscirà a cacciarmi. Impertinente! Oh. Oh, uno schiaffo! Se me lo dava una nobile, lo accettavo, ma una mercantessa. Il cicisbeo della padrona. Buon dì, dottore. Colombina. Toc, toc, posso entrare? Oh, venite, venite, dottore. È da un po' che non vi fate vedere. E le amicizie purtroppo si raffreddano col tempo. Ma che dite? Vi ho sempre servita come meglio potevo. Sedete. Oggi sarete a pranzo da me. Oh, piacere. Così conoscerò finalmente la signora Doralice. Non mi parlate di con lei, con l'amor del cielo. Non è nobile, ma ha portato una bella dote. Non mi rompete il capo anche voi con la storia di questa dote. Su, non vi adirate. Anche io mi sono meravigliato quando ho sentito concludere un tal matrimonio. Quasi siete voi che avete consigliato di farlo e avete anche
avete insistito? Io? Non ricordo. Toc toc! C'è qui il cavalier Florindo. Fallo entrare e voi andate. Ma vi aspetto a pranzo. Accomodatevi, cavaliere. Che carattere! Ora è dolce, ora arrabbiata. Perché piange, bambina? Perché la signora Doralice mi ha dato uno schiaffo. E perché mai? Perché mi sono riscaldata quando lei ha detto che è lei la nuova padrona e che voi non contate più niente perché siete vecchia. Sfacciata, me la pagherà. Ma adesso vai. Come avete sentito, mia nuora mi ha gravemente offesa. Mio marito pensa solo alle anticaglie, mio figlio è stupidamente innamorato, quindi tocca a voi, che siete un cavaliere, sostenere le mie ragioni. Io pretendo soddisfazione. Ed io soddisferò la vostra pretensione. Mi deve rispetto, perché io sono nobile e lei no. È giusto, anche per ragioni. Che c'entra l'età? Io non sono vecchia. Ma adesso andate, vi attendo con la risposta. Contessa? E così avrò l'occasione di introdurmi dalla signora Doralice, che è più giovane. Ma chi siete? L'armeno dell'antichità. Sì, mi avrebbe detto Arlecchino che sareste passato. Ma che cosa avete di bello da mostrare? Non capirà, ma mostrarà. Oh! Trovata in piramide egiziaria, sepolcro Bartolomeo. Che sogno! Quanto volete? 20 zecchinara. È troppo. Facciamo 10. Non può dire, non può dire. 12. Salamin. Salamun. Salama. Insomma, accettate? Stara. Stara. E adesso andare. Obbligare. Gli ha bevuto. Basta, non ne posso più di stare qui. Spero che mio padre riceverà presto questa lettera. Ah, Arlecchino, manda questa lettera. È urgente. Una lettera urgente? Chissà cosa che si è scritto. Mi avverso. Devo stare attento alla ceralaca. Ecco. Così si vede bene. Bene. Ma me non so leggere. Me gode smentica che non so leggere. Vago a spedirla. Che bella figlia! Che bella che dice, chi mi piace, davvero, adesso dici di, mi piace poco cami. Che bella che dice, chi mi piace, davvero. Cosa sei, oh? Serve a difendere la Repubblica. Quale Repubblica? Savemo noi. Oh, ma che aspettate a salire sul campanile? Ci stiamo preparando! Viva Venezia Libera! Viva San Marco! Allora, desidera? Con questa lettera? Questa ordinaria, prioritaria, raccomandata. Signora Doralice si raccomanda tanto, sì. Con avviso di ritorno? Dicevo di sì. 15 euro. 15 cosa? Niente, 15 giusti. Ah, schi. Ma me non go schi. E allora perché viene qui? Per comunicare usi social network. Cosa? Sì, Facebook, Twitter, Badoo. Ma me... E allora manda un'email, un SMS. Usi Skype.
Skype. Qua è meglio che Skype via. E adesso? Adesso cosa faccio? E poi, senza sigillo, e la lettera non parte. Proviamo a ripararlo. Proviamo a ripararlo, ma... No. Ah, forse con una cordella a cordella. Una cordella... Un ragno. Sei un ragno? Ah, un vero ragno, quasi quasi me lo magno che... No, non sei ora di cena, con idea. Sì. Ecco, proviamo così. Adesso... Ma sei sparita? Ma dove era? Sì! E sei sparita! Eccola, grazie. E sigillo si è riparato. Bravo, evviva! Cercherò un altro modo per spedirla. Vago. Posso, figliola? Oh, padre! È da tanto che non vi vedo! Avete ricevuto la mela? No. Strano, proprio strano. Ma sedete. E come vi trovate in questa casa? Il vostro suocero opera ancora sui soldi e sui tempi in minchioneria? Sì, qui tutti si vestono, tutti godono. E per me, niente. Abbiate pazienza. Siete ancora novella. Non potete comandare. Persino la cameriera non vuole obbedire. In una cameriera vecchia di casa. Ma io gli ho dato uno schiaffo. Com'è? Che meraviglia di voi! Siete diventata moglie di un conte. Non basta farvi rispettare se non acquistate l'amore della gente con docenza e umiltà. La contessa sarà su tutte le furie e con ragione. Dovete domandare scusa. Va bene, domanderò scusa. Ma io voglio che mi faccia un vestito nuovo. Questa volta rimedio io al disordine. Prendete questi 50 fiorini, ma non voglio più sentire queste storie. Vi ringrazio, padre. Abbiate giudizio. Datemi un po' di consolazione. Non ho altri che voi in questo mondo. Non dubitate, padre. Povero padre, lui sì che mi vuole bene. Toc toc, c'è qui il cavalier Florindo, puoi entrare? Che entri. Prego. Madama, perdonate se mi sono preso l'ardire di venire a farvi una visita. Potevate farlo anche prima. Prego, avete da parlarmi? So che voi siete piena di bontà e vorrei chiedervi un ufficio amichevole. Sentiamo. Ditemi, signora contessa. Sì? Che cosa avete fatto alla cameriera di vostra suocera? Gli ho dato uno schiaffo, la prossima volta le romperò la testa. La signora contessa Isabella si ritiene offesa e sarebbe bene vedere di aggiustare la cosa. Se io potessi offrirvi la mia servitù, troverei certamente una soluzione. Ma voi non siete già impegnato con la contessa? Io sono amico di casa. La contessa ha già un giudizio antico, il dottore. Antico come lei? Sì, ma non vuole esserlo. Allora, accettate? Allora, sarete il mio cicisbeo. Sono onorato. Allora, faremo così. Procurerò che vi troviate per caso nello stesso luogo. E mi basterà che voi salutiate vostra suocera per prima. Perché? Perché è suocera. Non è un buon motivo. O perché è più vecchia. Oh, allora sì, accetto. Venite, presto. Signora contessa, la signora Doralice è pronta a chiedervi scusa salutandovi per prima. Signora, voi che siete più vecchia di me, vi riverisco. Oh, temerario, me la pagherà e dovrà sparire dai miei occhi. Oh, devo aver sbagliato qualcosa.
Toc toc, posso entrare? Solo se siete disposto a preferirmi a mia suocera. Lo esige il vostro merito, anche se vorrei capacitarmi del vostro comportamento. Io non vi avevo raccontato tutto. Sappiate che sono stata gravemente offesa da mia suocera. Ma quando? È accaduto qualcosa di nuovo? Ha detto che io sono una donna ordinaria, che mio marito fa male a volermi bene e che farà di tutto a dividerci. Signora, l'avete sentita dir questo di persona? No, me l'ha riferito Colombina, che nel frattempo è diventata la mia cameriera, perché da me riceverà uno zecchino al mese, mentre dalla contessa riceveva un soldo, poveretta! Ma può aver detto una bugia. A volte le cameriere sono un po' maliziose. Volete contraddirmi? No, no. Fra me e mia suocera chi ha ragione? Voi. Chi è l'offesa? Voi. Chi è da cedere? Voi. Io? No, no, volevo dire lei. Allora tocca a lei parlare per prima. Non posso contraddirvi. Bene, e adesso andate. Vado. Dura la vita dei Cicisbei. Peccato che non intenda il greco antico. Questo manoscritto è un tesoro e l'ho avuto per solo 8 zecchini. Riferisco, signor Conte. Ah, signor consuocero, voi sapete la lingua greca? Sicuro. Sono stato 10 anni a Corfù per i miei commerci. Ah, questa è l'unica copia del trattato di pace fra Atena e Sparta, scritto a mano da Demostene. Leggete. Mattiamu, Calispera, Mattiamu, ma sono canzonette per bambini. Mettete in dubbio le mie conoscenze di antiquario? Signor Conte, voi vi perdete in queste cose mentre la casa va in rovina. Beh, io mi diverto senza incomodare la famiglia. Non ci pensate, la famiglia. Le due si sono offese. Lasciatele friggere nel loro grasso. Non è meglio cercare di far pace tra suocera e nuora? Io ho parlato con mia figlia e farà a modo mio. È inutile che io parli a mia moglie, perché mai abbiamo fatto né lei al modo mio né io al modo suo, Ma sarebbe l'occasione di una pace generale. Ho parlato anche con vostra moglie e l'ha accettato l'incontro. Saremo noi 5. No, saremo noi 7, perché le donne al giorno d'oggi portano sempre dietro i loro Cicisbei. Ma non credo che mia figlia abbia un Cicisbeo. La contessa ce l'ha. Oh, e come, da tanti anni. E voi lo tollerate? Io vado ai miei interessi. L'incontro è previsto per 3. Cioè tra 10 minuti. Negli appartamenti di vostra moglie. Ci verrete, vero? Sì, sì, sì. E metterete una buona parola? Sì. Se non ci bada lui a questa casa, ci badrò io. Ma perché ho voluto sposare mia figlia ad un nobile? Perché? Ma quello è quel fan di... Ho trovato un altro modo per scrocarsi al mio parolo. Con ste robe trovai le squase e ostriche e scheletri dei gatti, pensi che par basilischi, e sono fatto prestare anche una vecchia pantofola da mio nonno. E guarda, ho fatto anche scrivere delle etichette da un mio amico che sa scrivere. La so qua per dopo. Signor Conte, il capitano sarà a casa e andrà in disgrazia e svende la sua galleria d'arte. Oh, la compro io, quanto sì. Vuole? 3.000 scudi. È un'occasione da non perdere, ma non li ho. Un po' chiaman e il resto in cambiali. Magnifica idea, ecco la caparra, adesso corri che non vado in altri mari. Corro e poi vi porto pian piano la roba a casa. Va sì. Bene. Arlecchino è un imbroglione. Devo aprire gli occhi al conte. Ma sono 3. Figliola, è l'ora. Sono pronta. Cavaliere Florindo? Sono pronto. È
voi? Chi siete? Il consigliere di vostra figlia. Ah, io ci si sbeo, dunque era vero? Eccoci. E voi siete il Cicisbeo della contessa Isabella, immagino? Sì, signore. Manca solo il conte. Signor conte, sono le 3:05. Un orologio anch'io, è bello antico. Ma c'è l'incontro. Che incontro? L'incontro di famiglia. Ah, sì, vengo, vengo. Toc, toc. Siamo tutti qui. Entrate. Ma questo cameo è una meraviglia. È antichissimo. Cominciate pure voi, pantalone. Va bene. Allora, se permettete, farò un piccolo discorsetto. Si sa che tra suocera e nuora non va bene. E in questo caso, quando la nuora non ha giudizio e quando la suocera poi tace. E si sa che spesso gli screzi nascono dai pettegolezzi. Questa volta non sono pettegolezze, sono cose vere. Verissime. Signor conte, non mi lasciano parlare, continuate voi. No, io sono troppo rapito da questo cameo. Allora continuerò io. Vai, bravo. Tutto iniziò quando mia moglie disse che mia madre è vecchia. Oh, via di qua, screanciato! Ma perdonatemi! Via di qua, se no! Me ne vado, tanto qui non c'è niente da fare. Che figlio impudente! Signore. Orso, adesso parlo io. Signore, dovete por fine ai vostri opposti capricci, perché in questa casa non c'è più pace. Scusate, ma se è urgente! È urgente? Signor Conte, se arrivate a prima casa! Scusate, devo proprio andare, è veramente urgente! Ecco! E corro a portare la seconda casa! Corri, corri! Se va via mia suocera, vado via anch'io! Venite, cavaliere! Adesso mi sentiranno. Fossili ritrovati sulle cime dei monti. Bellissimi. Basilisco nato da un uovo di gallo. Rarissimo, eh? Oh. Scarpa di Nerone. Oh, sono commosso! Ma queste sono tutte cianfrusaglie! Vi siete fatto ingannare! E ne ho le prove! Ma che dite? E da chi? Da Arlecchino! Ma no, Arlecchino è un bravo servitore! E quali sarebbero le prove? Aspettate! Adesso, dal ponte sputi del rospo! Ma come faccio? Non guadagna neanche una mosca, neanche un ragno, neanche un rospo! Allora, sentiamo, dove li hai trovati questi fossili? Nella galleria? No, nelle immondizie, puzzano ancora. E la prova, signor conte, è questa. Dove l'hai presa, Non so da dove che avviene. Ho parlato con tuo nonno, te l'ha prestata lui per ingannare ancora una volta il tuo padrone. Quel mamaluco di mio nonno non doveva parlare e mi ha messo in trappola. Ha sentito, signor conte? Traditore. Traditore. Stessa cosa. Adesso, raccogli su tassa roba e la butti in canale. E poi ti ci butti anche tu. E io che cosa farò senza il mio museo? Per prima cosa dovrete pensare a riconciliare la famiglia. Vieni. Avete ragione, ma né voi né io ci riusciremo mai. Dobbiamo affittare il compito al dottore e al cavaliere. Ai due Cicisbei? No. Ah sì, è l'unica soluzione. Per me è una pazzia. E se voi pensate che potrebbe funzionare... Mi lascio tutto qua e scappo via, a Bergamo. Toc, toc.
Vorrei parlare un momento col dottore, per piacere. Con il vostro permesso. Toc toc. Potrei parlare un momento alla cameriera? Con il vostro permesso. Signori, vorremmo affidarvi il compito di... Tentare il rapacificamento delle due donne. Sarà un onore per noi. Facciamo del nostro meglio. Sì, e ritroviamoci qui. Che nuove? Novità? Il cavaliere ed io desideriamo riportare la pace in questa casa. Vi fidate di me? Il dottore ed io vogliamo fare da paceri. Volete rimettervi a me? Vi do la libertà di trattare, ma non di concludere. Lei deve uscire di questa casa. A patto che l'aggiustamento sia fatto a modo mio. Lei non deve essere più padrona. Ho difficoltà a trattare. Anch'io. Abbiamo scoperto chi ha messo male tra le due donne. Colombina, parlando male da l'una all'altra e raccontando bugie. Che lingua. Adesso che sappiamo, ci provo ancora una volta. Anch'io. Ma che succede? Abbiamo trovato la colpevole. E i due Cicis Bay stanno trattando. La signora Isabella abbraccerà la signora Doralice se verrà nella sua camera a riverirla. Vado a riverire. Dunque mia madre è placata. Placatissima. Accetta, ma la signora contessa dovrà venirle incontro per l'abbraccio. Vado a riferire. Pure mia figlia non era così quando stava con me. La signora contessa dice che, essendo dama, non si deve alzare dalla sedia per riceverla. Vado a riferire. Oh, le anticali erano meno capricciose. Ne troverò delle altre. La signora Doralice dice che non è dama, ma che ha portato 20.000 scudi e che non vuole essere strapazzata. Adesso basta. Donne capricciose. Mariti deboli e senza cervello. Servitù bugiarda imbrogliona. Ci si sbagli in piccioni inutili. Una famiglia in rovina e di nuovo senza schei. Qui bisogna trovare un rimedio. E io non vedo come. Anche perché la sfacciatella continuerà a darmi della vecchia. E la vecchia continuerà a darmi della pezzente. Io il rimedio ce lo vedrei se avessi un po' d'autorità in questa casa. Signor Pantalone, io vi do tutta l'autorità che volete. Gestite pure voi questa casa. E sia. Allora, preparerò un contratto che voi firmerete in presenza dei familiari 1, 2, 3. E siccome con queste donne non c'è da sperar bene, primo, non avranno bisogno di amicizie fisse e continue. Mi sento offeso. Anch'io. Non ci vedrete mai più. Ma vengo per voi. Oh, no. E secondo, una delle due donne abiterà al piano di sopra e l'altra al piano di sotto e con due camerieri diversi. E deciderò io chi sopra e chi sotto e con quali camerieri. Ma! Niente ma. E non siete meritato. E voi, pubblico, vi siete meritati una pausa di 15 minuti. Io, Don Marzio, gentiluomo napoletano, sono il personaggio più cattivo creato da Goldoni. La signoria vostra usurpa un titolo che spetta a me. Lelio, figlio di mercante veneziano, ma cresciuto a Napoli. Io sono il peggiore di tutti. Ma lei mente che io mento. Lei mente che io menta che lei menta. Questa offesa va lavata col sangue. Anche se siete figlio di mercante. Eh? Non voglio privarmi del piacere di umiliarvi. In guardia! Ma qui combattiamo senza che le nostre spade si tocchino. Strano, è proprio strano. Sì. Ma smettetela. Non potete incontrarvi. Venite da commedie diverse.
È vero! Io vengo dalla commedia Il Bugiardo. E io dalla commedia La Bottega del Caffè. Sono proprio curioso di vedere quanto cattivo siete nella vostra. E io nella vostra. Sarete accontentati, perché la regista ha deciso di dedicare questa seconda parte dello spettacolo proprio alle vostre due commedie. Ma che combinazione! Allora io mi metto di qua e io di qua. Va bene. Strano che tutti e due siano cresciuti a Napoli, che Goldoni fosse della Lega. In ogni caso, il suo intento era di mettere alla berlina i difetti maggiori dell'umanità, senza fare differenza fra Goldoni e Polentoni. Ancora una volta, Goldoni si differenzia quindi dalla commedia dell'arte, perché non vuole soltanto divertire, ma far riflettere con un suo messaggio morale. Caffè! Isaura! Isaura! Oh, Conte, vi aspettavo, salite pure. Arrivo! Adesso è tutto chiaro! Ecco il caffè. Chiamino il tuo padrone. Signore. Fiori Ruan Bosch. Don Marzio? Ah, signor Ridolfo, venite qui, sedete. Veramente ho poco tempo. Ma su via, siete troppo serio. Solo due minuti, sedete. E va bene. Ditemi, è vero che la signora Lisaura ha smesso di fare la ballerina perché adesso fa la mantenuta del conte Leandro? Non sono affari miei. Beh, il conte è appena salito da lei ed è passato per la porta di dietro. Oh, forse la serratura del portone non funziona. Ingegno. Da quello che ho sentito io, dalla porta di dietro c'è un grande flusserifrus, e non solo del conte. Sentite, ho molto lavoro nella mia bottega. E voi bevete il vostro caffè? Ma che modi? Povero me, adesso come faccio? Signor Eugenio, venite qui, sedete. Sono proprio un uomo finito. Ma che vi è successo? Ma non avrete mica perso di nuovo al gioco? Purtroppo sì. Non ho più un soldo, un debito di 30 zecchini. E con chi? Lo dico a voi in tutta segretezza, con il conte Leandro. Ecco come si procura i soldi per mantenere la ballerina. Io avrei qui gli orecchini di mia moglie. Siccome voi siete un galantuomo, forse... Fatti vedere. E dato che ho un buon cuore vi offro 10 zecchini. Ma valgono molto di più, almeno 50, oro, diamanti... 10 zecchini! Va bene, ma conto sulla vostra discrezione. Non raccontate niente a nessuno di tutta questa storia, mi raccomando. Io sono il gentiluomo e so mantenere i segreti. Avete la mia protezione. Adesso devo procurarmi gli altri 20. Signor Eugenio, non voleva un caffè? Non può permetterselo. Ha perso tutto al gioco e ha un debito di 30 zecchini con il conte Leandro. Anzi, di 20, perché io gli ho appena dato 10 zecchini per questi orecchini di sua moglie. Solo 10? Avete approfittato della situazione, eh? Si fa quello che si può, eh. Certo, il gioco è un vizio, ma quell'uomo mi fa pena. Signore Eugenio, vi posso essere d'aiuto? Siete molto gentile, ma... Su, dite! Se proprio insistete, avrei bisogno di un prestito. 20 zecchini. Oh, è una bella somma. Ma ve li do. A patto che ne facciate un buon uso. Non dubitate. Eccoli. Grazie, me li renderò presto. Ah, signor Eugenio! Come? Capitate a fagioli. Ecco. Dato il mio debito. Oh, ma non c'era fretta. Sentite, vogliamo farci ancora una partitina?
capitano, io ho deciso di non giocare più. Oh, su, via. Questa volta chi perderà paga solo metti un caffè. Solo un caffè? Sì, solo per il gusto di giocare. Va bene, andiamo. La volpe perde il pelo, ma non il vizio, eh? Preparate a prestare altri denari. E adesso mi occupo della ballerina. Signora Lisaura! Signora Lisaura! Ah, Don Marzio, che cosa desiderate? Desidero quello che desiderano tutti, eh? Arrivo! Non si apre! Si è rotta la serratura, deve passare il fabbro. Il fabbro? Anche lui dalla porta di dietro, immagino! Flusso e riflusso! Piegatevi! Guardate questi orecchini, li potreste avere se... Se che cosa? Ma per chi mi prendete? Con il conte, ad esempio, non fate nessuna difficoltà. Il conte Leandro è il mio promesso sposo. Il conte si sposa con una ballerina come voi. Voi mi offendete. E se volete sapere, non faccio neanche più la ballerina. Ah, no. Prima o poi lei cederà. Adesso vado a soddisfare il mio stomaco. Povero me, povero me. Doveva essere solo per un caffè. E invece ci sono cascato di nuovo un nuovo debito. Per fortuna che c'è Ridolfo. Caffè. Ah, sono proprio un uomo finito. E quel caffè? Grazie. Prego. Scusate l'ardire, ma io ho bisogno d'aiuto. Parlate, se posso. Io vengo da lontano e sono in cerca di mio marito che mi ha abbandonato e che si trova sicuramente qui a Venezia. E chi è vostro marito? Si chiama Florindo. Non conosco nessun Florindo. Io non ho più denari, non so dove alloggiare. Su, su, non fate così. Per l'alloggio non c'è problema, il proprietario di quella locanda è un mio amico. Parlerò con lui, venite. Grazie, che voi siate benedetti. Ma che peccato, non ho sentito bene quello che si sono detti e non ho neanche visto il viso della pellegrina. Ma deve essere la stessa che ha lasciato l'altra nell'albergo. Anche lei in cerca del marito. Una poco di buono. Una girovaga! Ma vero che il signor Eugenio non ha bevuto il caffè? Un uomo sposato che dà la sua protezione ad una pellegrina, ma no. Signor Ridolfo. Oh, signora Vittoria. Avete visto mio marito? Il signor Eugenio era qui poco fa. Aveva ordinato un caffè, ma poi, non so, è sparito. Ah, sapeste come sono preoccupata. Continuo a giocare, a indebitarsi. In casa non c'è mai. Io non ho più denaro per tirare avanti. Oh, non fate così. Volete che li parli io? Oh, sì, ve ne sarei molto grata. Voi saprete trovare le parole giuste, ne sono sicura. Contate su di me, ma voi cercate di perdonarli se riuscite. Tenterò, anche se sarà difficile. A presto, signora Vittoria. A presto, e grazie. Oh, la bella maschera, mi dissiedi. Vi posso offrire un caffè? No, no, grazie. Dovete assaggiare il caffè del signor Ridolfo, è una squisitezza. Venite qui, sedete, sedete. Ma voi non siete di queste parti, vero? No. Siete fortunata, perché qui siamo in un girone dell'inferno dantesco. Lì abita una ballerina che è dalla porta di dietro. C'è un grande flusso e riflusso, vi capite? Ed è protetta da un conte che si procura i soldi giocando. Già. Visto che trova regolarmente dei polli da spennare, come un certo signor
Eugenio, oh, poveretto, poveretto, mi fa una pena. Pensate che mi ha venduto persino gli orecchini di sua moglie per pagare i suoi debiti. Oh, me li fate vedere? Certo, 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 certo. Belli, vero? Li riconosco, sono miei. Belli, sì. Ma recentemente deve aver vinto, perché in questo momento si sta consolando con una pellegrina in quell'albergo. In quell'albergo? Sì, sì, in quello. Io ho capito subito che quella maschera era la moglie del signor Eugenio. Questi ciocchetti mi divertono un mondo! Il divertimento continua! Signor Eugenio, com'è la pellegrina? Ah, l'avete lì sempre voi? Ero visto entrare nell'albergo, in vostra compagnia! Povera donna, in cerca del marito e non ha un denaro. Per fortuna mio amico ha accettato di ospitarla per qualche giorno. Ma venite qui, sedete, sedete. Questa è la stessa donna venuta l'altro anno in cerca del marito. Dice un monte di bugie, è una approfittatrice, una poco di buona. Ne siete sicuri? Ma sicurissimo! E sembra una povera donna, onesta e disperata. E soprattutto onesta. Caffè? Volentieri. Per me no, grazie. Un caffè? Io torno a casa. I miei rispetti alla signora Vittoria. Anche i miei! Povera signora Vittoria, con un marito senza denaro, chi si permette anche di proteggere una pellegrina? Una pellegrina? Sì, la stessa dell'altro anno, quella approfittatrice che cercava il marito, ricordate? Ma non è possibile, e quella donna è morta, affogata in un canale, poveretta. E sarà resuscitata? Comunque, con il signor Eugenio, Ma perché pensate sempre male? Perché io non sono ingenuo come voi. Adesso vado. Ah, e se rivedete quella maschera che circolava di qui poco fa, ditele di aspettarmi. E perché? Perché è un piacere discorrere con lei. Io ho spiegato un po' tutto quello che succede in questa piazzetta. Dagli orecchini della signora Vittoria, alla protezione che il di lei marito fornisce ad una pellegrina, che ha qualcosa in comune con la ballerina. Ma dove fate? Ma su via, lei non conosce nessuno del quartiere. Sempre a credito, Don Marzio? Prossima volta salderò i miei debiti. Povera signora Vittoria. E Don Marzio, che lingua! Quella donna deve essere la pellegrina, e non è certo quella dell'altro anno. I miei rispetti, signora. Desiderate un caffè? Sono caduta in disgrazia, signore, e non posso permettermi di pagare neanche un caffè. Da dove venite? Vengo da Torino e alloggio in quella locanda grazie all'aiuto datomi da un caro amico dell'albergatore. Il signor Eugenio? Sì, siete suo amico anche voi? Sì. È un uomo dal buon cuore, ma anche lui ha i suoi problemi. Li conosco. Sapete, a volte tra disgraziati ci si confessa. E lui mi ha parlato del suo vizio, lo stesso di mio marito che mi ha abbandonata per questo. Ma il signor Eugenio ha deciso di smettere, soprattutto per rispetto a sua moglie che ama tantissimo. Ma ora scusate, devo andare. So che mio marito è qui e lo devo trovare prima possibile. Buona fortuna. E ditemi se posso fare qualcosa per voi. Grazie. A domani, Isaura! A domani, conte Leandro! Oh. Florindo? Florindo? Ma quello è il conte Leandro? Ti ho trovato, mascalzone! Povero me! Povero me! Calmati, cacciati, calmati! Penso che questa sia vostra moglie, che le dobbiate delle spiegazioni, signor Florindo. Va bene, ho sbagliato. Vi chiedo scusa, non dovevo abbandonarvi, ma voi mi tormentavate ogni giorno e così sono venuto qui e ho cambiato nome per poter giocare. Non solo a carte da quel che ho visto. Conte! Io non vi avrei promesso la mia mano se sapevo che eravate sposato.
Siete un vigliacco! E dire che ho anche smesso di fare la ballerina per voi, perché voi mi avete detto che un conte non poteva sposare una ballerina. Mi avete rovinato una vita! E non mi avete neanche dato i soldi per comprarmi un vestito da contessa, come mi avevate promesso! Non andate al diavolo! Allora, come la mettiamo? Perdonatemi, se potete, se mi volete ancora, tornerò con voi a Torino e rimetterò la testa a posta, rinunciando alla mia stupida libertà. E non giocherete più? No, mai più, lo giuro! Lo giuro davanti all'uomo il più onesto che conosco. Signora Placida, perdonatelo e fate un atto di fiducia. E sia. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma chissà come starà andando a casa degli altri due. Certo che Don Marzio la dovrà pagare. Signor Ridolfo. Signor Eugenio. Sono un uomo finito. Mia moglie ha saputo tutto, non so da chi, degli orecchini ed è convinta che io abbia un amante, la pellegrina. Ma chi gliel'avrà messo in testa? So io chi è il responsabile. Venite con vostra moglie nella mia bottega e vi spiegherò tutto. D'accordo, grazie. Vedrete che tutto si risolverà per il meglio. Speriamo. Vado. Dopo un buon pasto ci vuole un buon caffè. Ma prego, Don Marzio, sedete, sedete. Avete mangiato bene? Benissimo! Mi fa piacere. Vado a farvi subito un buon caffè. E allora, che ne dite? Non male, non male, ma adesso riposatevi un po', perché voglio dare inizio alla mia commedia, eh? Il bugiardo. Va bene, vediamo un po' di che cose siete capaci voi. Vedete. Dolo del mio cuore, ardo per voi d'amor, e sempre ho mia speranza, se avanza il mio operare. Vorrei spiegare, oh cara, la mia passione amara, ma un certo non so che, non so se mi intende, fa che non so parlare. Questa canzonetta non l'ho composta io, ma qualcuno che vi ama. Che ama me? O me? Oh, se n'è andato? Oh, che bella serenata! Oh. Rosaura ha apprezzato la mia canzone e ciò mi basta. Questo è il vero amore, amar senza dirlo. Hai visto quelle due signore? Mi sembrano belle. Signor Lelio, per voi tutte donne se belle. Anche la signora Clonice in Roma. De cadenti a coea e anche a me abbandonata. Un po' si chiamava Clonice, ma che brutto nome. Sì. Ah, vabbè, ricordi lontani, eh? Sì, sì. Sì, sono due giorni fa. Ora voglio tentare la mia sorte con quelle due, sì. Ma vostro padre vi aspetta? Mio padre non mi ha visto da quando sono a Napoli. Ha aspettato per 20 anni. Può aspettare ancora un po', no? Ma è vedere dire cose importanti, no? Sì, così mi ha scritto, sì, sì. Secondo me è vevor marida. No, per ora non voglio sposarmi. Io ho voglia di divertirmi. Vai alla locanda e chiedi come si chiamano quelle due, sì. E per dire che dopo 4 parole dici bugie? Ma impertinente, sbrigati! Ci vuole un po' d'aria dopo tutte queste emozioni. Già, ma chissà chi è l'autore della serenata? Ottavio pare di me innamorato, ma non è il tipo da nascondersi. Già, non sarà di sicuro lui. Allora forse Ferdinando, che è così timido? No, più volte ho procurato dirgli qualche dolce parola, sempre dimostrato nemico d'amore. Allora,
Come si chiama? Una Rosa Maura, me pa. Sarà Rosaura. Olesse. L'altra? Meritrice. Sarà Beatrice. Stanno godendo il fresco. La stagione richiede. Gradite un caffè? No, il caffettiere in villeggiatura con i nobili vi sta preparando il caffè, le cioccolate. Siete forestiero? No, sono un cavaliere napoletano, ma vivo incognito da 3 mesi a Venezia. 3 busie in un colpo. Appena arrivato mi si presentarono agli occhi le bellezze della signora Rosaura e della signora Beatrice. Oh, ci conoscete? Sì. E conoscete anche il nostro padre? Soltanto di fama. Vostro padre è molto conosciuto a Venezia, sì. È vero, tutti conoscono il dottor Balanzone. Ma noi lo vediamo poco, purtroppo, perché è sempre in giro a curare i suoi pazienti, anche fuori Venezia, come in questi giorni. Sono figlio di medico e spesso solo. Ma diteci, come mai ci conoscete? Vi ho rimirate per 3 mesi dalle finestre del mio albergo. Stete un poco dubbioso a chi donare il cuore, ma poco fa mi sono dichiarato con la serenata. Oh, l'avete composta voi? Eh sì. Oh, che moconda carota! Per me? Questo è quel che per ora dir non posso. Oh, cavaliere, favoriteci almeno il vostro nome. Ah, volentieri, Don Asdrubale dei Marchesi di Casteldoro. Fantasia non ve ne manca. Preghiera, andiamo. Nobile. E di bella presenza. Sarà un amante delle vostre bellezze. Rientriamo. Ho un ammiratore del vostro merito, sorella. Ah, Rosina. Vado a fare la spesa. Brava. Non comprare il pesce, che a me non piace. Compralo, che a me piace. Non so mai chi accontentare. Ah, Rosina, ho saputo che la tua padrona, la mia dolce Rosaura, adora i pizzi. Prendi 10 zecchini, vai dal mercante Viezzoli e compra 40 braccia di pizzi di setta. Dei più belli, mi raccomando. E questi sono per te. Ai vostri comandi, signor Ferdinando. Poi dì al mercante di portarli, ma senza dire chi li manda. Ma se la signora Rosaura non sa chi li manda, non potrà ringraziarvi. Non è importante, col tempo lo saprà. Vai. Vado, vado. Per me sono 10 secchini buttati via. Lelio? Poi qui a Venezia! Carissimo Ottavio, ma che piacere di vedervi! Sono appena arrivato ieri! Oh, scommetto che sentite già la nostalgia di tutte le bellezze da voi trafitte laggiù a Napoli? Un po' sì, ma ne ho già trafitte altre 2. Sì, già? Sì, si tratta di 2 sorelle che abitano qua in questa casa. Una si chiama Rosaura e una Beatrice. La mia Beatrice? Sono riuscito ad incantarle con una semplice serenata che ho composto io. Tutte e due? Sì, sì, sì. E poi, approfittando del fatto che il loro padre, il dottor Balanzone, si trovava fuori Venezia, mi hanno invitato anche in casa. Così abbiamo anche mangiato, bevuto. Complimenti, Lelio. Scommetto che avremo ancora l'onore di incontrarci. Ma non ne dubito. Non avrei mai creduto che Beatrice avesse così poca reputazione. Non intendo più chiedere la sua mano. Avete visto cosa sono capace di fare? E non è male! Chi sarà delle 2? Devo tentare la fortuna. Signora, ora che posso parlarvi in tutta libertà, vi dirò che voi sola siete quella che io amo. Voi sapete chi sono? Il mio cuore vi riconosce. Sentiamo, il mio nome qual è? Rosaura. Oh, sì, mi chiamo Rosaura.
mi amate veramente? Oh, è la verità. Non troverete un uomo più sincero di me. Appena vostro padre tornerà, gli chiederò la vostra mano. Ma adesso è meglio che vi lasci. Oh. Sono promessa. E come un nobile. Perdoni, signora Maschera, è quella la casa del dottor Balanzone? Sono il mercante Viezzoli e ho qui questa scatola da consegnare a Rosaura, sua figlia. E quella sono io. Che roba è? Sono dei preziosissimi pizzi, guardate. Oh, i pizzi sono la mia passione. Non ne ho mai visti di così belli, ma chi li manda? Il donatore vuole restare anonimo. Oh, ma quando è così non posso accettare. Beh, pazienza. Signora, se ricusate di accettare, mi vedo costretto a dirvi che questi pizzi sono una piccola prova della mia stima per voi. Oh, allora gradisco sommamente le vostre grazie. E i miei rispetti. Grazie. Ci rivedremo, signora Rosaura. A presto, Marchese. Questa mia sorella non gliela racconto. Oh, cavaliere Ottavio. Dottor Balanzone. Sarà un po' freddo perché io ho sempre rifiutato Beatrice, ma una bella sorpresa. Cavaliere Ottavio, ho da dirvi qualcosa di assai importante. Ho maritato Rosaura, la mia figlia maggiore, e quindi posso concedervi la mano di Beatrice, visto che avete sempre dimostrato interesse per lei. Io non voglio più prenderla. Perché mai? Perché in vostra assenza le vostre figlie si sono comportate in modo disdicevole. Ma che dite? Sì, ieri hanno accolto a casa uno straniero ed assieme hanno mangiato, bevuto e gozzovigliato tutta la notte. Non è possibile. Ve ne darò la prova. Ovvero me? Padre, siete finalmente tornato. Come mai non siete in casa? Ho fatto una passeggiata per vedere altre maschere. Ho saputo che voi e vostra sorella vi siete comportate male in mia assenza. Non è vero? Sì. Ieri avete fatto entrare in casa un forestiero e avete passato la notte con lui. Ma questa è una menzogna! L'ho saputo da fonti sicure, dal signor Ottavio. Oh, Ottavio, che bugiardo! Ed ora non potrò mantenere la parola data al mio caro amico Pantalone. Che parola, padre? Di darvi in moglie a suo figlio, Leio, un bravo giovane. Padre, una figlia rispettosa non deve nascondere niente al suo genitore. Ah, sentiamo. Sappiate che è un cavaliere forestiero di gran sangue e di grandi fortune. Mi desidera per consorte. Dunque è vero che c'è un forestiero? È vero che egli mi ama, ma mi fulmini il cielo se ha mai messo piedi in casa nostra. Si tratta del marchese Asdrubale di Casteldoro. Gabberi? Se non si tratta di un impostore e il cielo vi avesse destinata questa fortuna, non sarei così pazzo da negarvela. Grazie, padre. Certo, con Pantalone dovrò cercare un pretesto. Basterà dirgli che io non voglio suo figlio. No, questo no, perché sono io quello che comanda. Troverò un'altra idea. Bentornato, padre. Padre, non credete alla parola di mia sorella. Non è vero che il marchese Asdrubale si sia dichiarato per lei. Egli ama una di noi due e senza troppo disingarmi ho ragione di credere che egli mi preferisca. Ma dove appoggiate le vostre speranze? Dove appoggiate le vostre? Io ho una prova infallibile, ma non sono obbligata a dirvi tutto. Baciate la mano alla signora superiora. Se mi nascondete qualcosa, giuro che me la pagherete. Un po' di rispetto, sorellina. Se non fosse per causa vostra, che siete la maggiore, io sarei già maritata. 50 uomini mi volevano. Bei pretendenti che avete avuto, come signor Ottavio, che per vendicarsi dei vostri disprezzi ha inventato un sacco di bugie. Ora basta. Voi entrate in casa ed io cercherò di chiarire le cose. Andiamo. E adesso mi dirai cos'è quella scatola.
Devo sbrigarmi a maritarle tutte e due, se no divento matto. Dottor Palazzone, vi chiedo umilmente scusa. Nessun forestiero è entrato in casa vostra e tutto quello che vi ho detto era un'invenzione, ma non mia. Io ci ho creduto troppo facilmente, accecato dalla gelosia per Beatrice. E chi è il bugiardo? Lelio Bisognosi. Il figlio di Pantalone? Sì, è arrivato ieri da Napoli. Che disgraziato! Io mia figlia non gliela do più. Ed io posso avere delle speranze per Beatrice? Ne parleremo. Sono preoccupato per mio figlio. È in forte ritardo. Quasi, quasi vado ad aspettare in strada. Oh, Rosina, ma che cosa hai al piede? Io ho ricevuti gratis in piazza San Marco. Oh. Siccome c'era di nuovo l'acqua alta, un addetto comunale distribuiva tutti questi stivali. Incredibile! Ma non sono di cuoio! No, sono del materiale nuovo, non so bene. Parecchi abbiano deciso di dare alla gente questi stivali piuttosto che spendere per costruire una diga. Non ho capito bene. Hanno rinunciato al mose, capisco. Tanto i soldi se li sono già intascati. Ma intanto io ho delle belle scarpe. Arrivederci, signor Pantalone. Arrivederci, Rosina. Povera Venezia. Povera Venezia. Queste barche le fate sempre. Io grazie. Costa poco. E vai di retro. Povera Venezia. Povera Venezia. Voi siete il Pantalone dei Bisognosi, vero? Sì. E voi non sarete mica Lelio? Sì, sono io. Ah, figlio mio! Oh, padre! Che gioia rivedervi! Come state, padre? Bene, bene, e voi? Oh, in piena forma, come vedete! Sono contento. Sì. Sentite, non posso aspettare. Devo dirvi subito per chi vi ho fatto venire a Venezia. Dite pure, sono molto curioso, sì. Vi ho maritato! Ma come, così, senza preavviso? Un padre ha il diritto di prendere le sue decisioni e in questo caso penso di aver scelto molto, molto bene. Sì, sì, qua devo inventare qualcosa. Vedete, padre, io non ho ancora avuto modo di dirvelo, ma sì, insomma, io sono già sposato. Come? Da quando? Da alcuni anni. Da alcuni anni? Sì. E come si chiama? Briseide. E suo padre? Don Policarpio di Albacava. Una nobile! Sì. E come l'avete conosciuta? Tramite una sua cugina. E come si chiama? La cugina? Sì, la cugina. La duchessa Matilde, figlia del principe Astolfo, soprintendente alle cacce di sua maestà. Perché me l'avete detto? Avevo paura che il vostro cuore non avrebbe retto dalla gioia. Ma che dite? E comunque, me ne congratulo. E per quel che riguarda l'impegno preso con il dottor Balanzone, rimedierò. Come? Ma non sarà mica il padre di due giovani, Rosaura e Beatrice? Sì, sì, lo conoscete già. Lui no, ma sue figlie sì, le ho conosciute ieri per caso. Ma che combinazione!
Volevo darvi in sposa la maggiore, Rosaura. Ma, padre, io mi vergogno a dirvelo, ma prima vi ho detto una bugia. Io non sono sposato. Come? Sì, ve l'ho detto perché avevo paura che voi mi deste in moglie una donicciola, mentre Rosaura è un fiore e io sono follemente innamorato di lei. Padre, vi chiedo umilmente scusa, padre. Non avresti dovuto dirmi un bugia simile, eh? Padre, è la prima volta in vita mia che dico una bugia, ve lo assicuro, e ne sono terribilmente pentito. Va bene, siete mio figlio e questa volta vi scuso, ma non osate farlo mai più, promesso? Promesso. Insomma, siete libero, questo è sicuro. Sicurissimo. Allora, Rosaura è vostra. Oh, grazie padre. Ah, ecco il Casanova napoletano che mi ha promesso di sposarmi, di portarmi con lui a Venezia e dopo mi ha abbandonata. Ma io non vi conosco, no. Non mi conoscete? E questo anello datomi in segno di fede a Roma, davanti al Colosseo, in un tramonto romantico con il zinghiettare degli uccelli, cos'è? Ma questo è l'anello della tua povera madre. Voi siete il padre di questo uomo? Sì, purtroppo. Ebbene, sappiate che avete messo al mondo un bugiardo di prima categoria. Comincio ad avere questo sospetto. Ma le mie non sono bugie. Io sono la bocca della verità. Le mie sono al massimo delle spiritose invenzioni. Spiritose invenzioni, certo. Come quella di levare dalle mie mani in conto di dote un bel po' di soldi, eh? Fioruncan e anche ladro, prima mi dite di essere sposato e poi lo negate e poi di essere libero e non lo siete. Spiritosa invenzione, signora, mi scuso da parte di mio figlio. Tenete questi zecchini e ve ne darò delle altre se volete, ma dimenticatelo. L'ho già dimenticato e non voglio né i zecchini né l'anello. Cavaliere Rodolfo Vendramin, voi non mi rivedrete mai più! Per fortuna! Cavaliere! Sì, un titolo di fantasia! Padre, padre, io non mi sono mai impegnato con quella donna. Abbiamo passato le serate in discussioni culturali. Io sono troppo umile per lei! Io sono troppo umile per lei! Lei è la nipote di Mubarak! La nipote di Mubarak! Sì. Bravo cavaliere! Ma andate a dirlo in questura e non a me! Mi fa aspettare! Vado subito ad informare il dottor Pavel. Ma no, aspettate! Non voglio aspettare! Fermo qui! Se non vedete che vi desidero all'istante! Mi pare che le cose si stiano mettendo male per voi, signor cavaliere! Ma no! Aspettate, con una delle mie spiritose invenzioni aggiusterò tutto. Aspettate! Signor Lelio! Oh, Brighella! Da quando in poi mi chiami per nome? Si dice signor padrone! No, perché non sei più mio padrone! E perché no? Voi macchinè troppo! Disse massa bugie! Ma no! E mi? Deschieri, non che ne vedo! Addio, signor Lelio! Aspetta, che sto per sposare la figlia del dottor Palanzone e poi vedrai! Aspetta! Mia figlia voi non la sposerete! Come? E perché? Perché non fate che dire bugie! Vostro padre ci ha raccontato tutto! E ho scoperto dell'altro! Come quella che vi siete fatto passare anche per marchese! Sì. Donna Sdrubale di Castel d'Argento? No, di Castel d'Oro, Ma era un giochetto da ragazzi! Era solo per impressionare la signora Rosaura! Volevate impressionarla anche con una serenata? Sì. Che non potete aver scritto voi? Come? Visto che è di musica, non capite un fico secco! No! Questo non è vero! L'ho scritta proprio io! Aspetta, come faceva ancora? Idolo del mio cuore! Ardo per voi, d'amor. Oh, Ferdinando, voi conoscete il testo? Sì, signora Rosaura, l'ho scritta io per l'amore che vi porto. Se non mi credete, ho qui tutto il testo. Oh sì, ricordo.
Era una serenata bellissima. Grazie, sono contento che vi sia piaciuta. E poi mi hanno detto che avreste regalato dei pizzi preziosi. Non è da voi. Comunque, ditemi il nome del mercante che andrò a verificare. Sì, non mi ricordo. Forse il signor Biezzoli? Ecco, ecco, è proprio lui, sì. Che strana combinazione, perché anche il signor Ferdinando ha comprato dei pizzi per la signora Rosaura dallo stesso mercante. Sì. Non è vero, signor Ferdinando? Sì, è vero. Sono andata io per conto suo a ordinarli, ma lui ha voluto restare donatore anonimo. Oh, Ferdinando! Potete dimostrarlo? E se devo, ho conservato la fattura, per ricordo. Eccola. Pietri Zecchini. Le vostre bugie, signor Leio, hanno perduto il credito. Vi siete castigato da solo. Fio d'un cane! Bugiardaccio! Ma io non ho detto... Signor Ferdinando, sareste disposto ad accettare Rosaura come vostra sposa? Non ti darei di meglio. E tu, Rosaura, saresti d'accordo? Certo, padre. E voi, signor Ottavio, sareste disposto a prendere in sposa mia figlia Beatrice? Sarà per me un grande onore. E tu, Beatrice, saresti d'accordo? Sì, padre. Uff, sistemate tutte e due. Ma voi mi fate morire! Come faccio per vivere senza la mia Rosaura, mia dolce Rosaura? Signora Beatrice, intercedete per me. Almeno voi, Rosina! Rosina! Dottor Balanzone, io non sono come credete! Sono diverso io! Padre! Mi pare che siete accorto di spiritose invenzioni, signor Cavaliere! Ma su, rialzatevi! E continuate a guardare di che cose sono capace io! Va bene! Bella maschera, ma siete stata assunta dal signor Ridolfo? No, sono stata salvata dal signor Ridolfo, che mi ha detto molte cose su di voi. Ma che sorpresa, la signora Vittoria, e che cosa vi ha detto il capocchiere? Sentiamo. Che io avrei avuto una relazione con la pellegrina. E la verità fa male, lo so, povera signora Vittoria. Ma ne forse è vero, signor Eugenio? Non è affatto vero. Il signor Eugenio mi ha aiutata come un fratello, e pure il signor Ridolfo, grazie al quale ho riconquistato mio marito. Come un fratello? Ma ne siete sicura? E voi, signor Conte, o meglio Florindo, signor Ridolfo, voi potete confermare che io non ho mai parlato male di nessuno? E voi, Isauro, almeno potete dire che... Sì, sì, don Marzio, potrei dire che voi dovreste tagliarvi... Che cosa? La lingua! Oh. Caro mio, ai cattivi va sempre male. Ma non dovremmo mica diventare i buoni, no? Già, e poi in Goldoni ci sono troppi di buoni. Sì, vero. Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo. Costi quel che costi. Esatto, e poi... I cattivi di Goldoni sono cattivi di fantasia e attirano ancora più le simpatie, è vero pubblico? Thank you.
Sorpresa finale di Piero! Ci volesse portare in pochissimi secondi dal secolo XVIII ai nostri giorni, perché sennò non capisco, vero Piero? È così, va bene. Allora, visto che ormai non siamo più in un campiello veneziano, ma davanti al nostro pubblico, propongo agli attori di presentarsi rapidamente con la loro nazionalità. Daniel Romeno. Bruna Greca. Damian Francese. Jeanette Maltese. Thomas Greco. Cagnon Olandese. Gabriella Slovacca. Natalia Pieros. Loretta Lettone. Martin, very British. Caterina Russa. Diego Argentino. Stefania Maltesi. Nadia Russa. Henrik Polacco. Pino Belga. Tullio Italiano. Miguel Español. Marina Rumena.